Tsunami giudiziario all'Università di Trento. Indagate 18 persone, tra questi i professori Mosè, Cacciaguerra, Scaglione, Battaino e il direttore del DICAM, Tubino, oltre al dirigente del patrimonio immobiliare, Maffei. In casa PD ancora caos, mentre il PATT chiede di condividere un nome, i democratici restano divisi tra chi è pronto a puntare ancora su Rossi, chi vorrebbe cambiare e quanti sarebbero disposti ad aprire ai civici di Valduga. Arrestato Dennis Paoli, un pastore di Lavis, mentre stava facendo pascolare le sue pecore su una proprietà di Breguzzo è scoppiata una lite. All'arrivo dei carabinieri è stato trovato un fucile con silenziatore e colpo in canna. Vox pubblica la mappa dell'odio su Twitter. Sono le donne le più attaccate, soprattutto dopo i fatti di cronaca nera e femminicidi. In Alto Adige, come in Trentino, anche disabili e migranti al centro degli insulti. Calano i tweet omofobici. La Guardia di Finanza controlla un ambulante a Nago che vende le ampole lungo la strada. Sequestrati 300 vasi. L'uomo non era in regola con la licenza di vendita e nemmeno con l'autorizzazione per il mini spazio commerciale. Sorpresa! Ora abbiamo un bel cagnolino! Mica tantoino! Tu sembravi molto più piccolo in macchina. Più spazio in meno centimetri. Opel Crossland X. A giugno i SUV di Opel a tasso zero.